Buona domenica a tutti. Come avevamo preannunciato, anche questa domenica ci rivediamo per gli aggiornamenti della settimana e per raccontarci un po' come è evoluto nel nostro paese il quadro epidemiologico. Allora, rispetto a domenica scorsa, faccio subito, entro nel vivo della discussione. Rispetto a domenica scorsa, come cambia la nostra tabella riassuntiva? Domenica scorsa avevamo 15 positivi, domenica oggi ne abbiamo 16. Che cosa significa? Significa che nel corso di questi 7 giorni, che cosa è successo? Abbiamo avuto 5 nuovi positivi rispetto a domenica scorsa. 5 nuovi positivi che come vengono catalogati? Uno è un nostro concittadino residente a Caposele, che quindi entra nei numeri di Caposele, ma non domiciliato a Caposele, manca da Caposele dal mese di agosto. Quattro invece sono quattro nostri concittadini all'interno dei nuclei familiari già in isolamento. Cosa voglio dire dicendo questo? Cioè che la rapidità con la quale abbiamo dal 6 di novembre, che è stato il primo nostro tampone che ci è stato comunicato, fatto la sequenza dei tamponi e la ricostruzione dei contatti, ci ha permesso di individuare le persone che in un qualche modo erano entrati a contatto con questo focolaio. Fortunatamente, quindi, questi quattro sono persone che già erano in isolamento fiduciario proprio perché già contatto dei positivi. Questo ci fa ben sperare, come dicemmo e come dissi domenica scorsa, che questa velocità che abbiamo avuto nella ricerca del contagio ci fa ulteriormente sperare forse di aver circoscritto il focolaio e che al momento nessun nuovo positivo al di fuori del focolaio di partenza. Quali sono le altre novità? Tre tamponi negativi. Nel corso di questa settimana, i positivi che noi avevamo a Caposele, tre dei positivi si sono negativizzati e a cui gli faccio e gli facciamo i nostri migliori auguri. Si sono negativizzati. Ulteriore dato importante che questa settimana, tra i positivi che abbiamo in isolamento fiduciario, due dei nostri concittadini hanno avuto bisogno di ricovero, quindi di ospedalizzarsi. E a loro va assolutamente un nostro caloroso saluto di pronta guarigione. Sarà un momento di, come dire, di difficoltà, ma siamo certi che in poco tempo i nostri amici concittadini ritorneranno a Caposele e ritorneranno in mezzo a noi. Quindi un saluto speciale alle persone che in questo momento stanno vivendo questa patologia, questa malattia in ospedale. Agli altri invece continuano ad essere asintomatici o poco sintomatici, quindi con un quadro clinico non preoccupante. A questo si aggiunge il secondo dato, che è l'isolamento. Domenica scorsa avevamo 46 persone in isolamento fiduciario barra quarantena. Abbiamo fatto la differenza, ho spiegato domenica scorsa, la differenza fra quarantena e isolamento fiduciario. L'isolamento fiduciario è per i positivi, la quarantena è per i contatti dei positivi. Sono due cose diverse. In uno si deve monitorare l'eventuale comparsa del sintomo, nell'altro si deve mettere in isolamento fiduciario in quanto già positivo, per cui già contagiato e possibilità di contagiare altri. Rispetto a domenica scorsa, scendiamo con i cittadini in isolamento. Siamo a 35.
Siamo a 35, abbiamo ancora tutt'oggi 35 cittadini in isolamento. Ringrazio in occasione i medici di base, perché con quella riunione che abbiamo fatto qualche settimana fa, in cui abbiamo coordinato i lavori, sta andando molto bene, perché i medici di base, io segnalo ai medici di base le persone che stanno in isolamento fiduciario, quarantena, i medici di base controllano e tengono sotto controllo eventuali comparse dei sintomi ai cittadini che sono sotto quarantena. Dove c'è la comparsa del sintomo, c'è la richiesta del tampone immediato. Dove non c'è la comparsa del sintomo, si aspettano i 14 giorni e si esce dalla quarantena senza il bisogno del tampone. Quindi ringrazio perché attraverso questa organizzazione stiamo facendo un'ottima gestione delle persone in isolamento, che alla fine dei 14 giorni il medico di base mi comunica che il paziente non ha avuto nessun sintomo e io faccio la revoca dell'ordinanza di quarantena. Quindi, qual è purtroppo l'altro dato nuovo rispetto a domenica scorsa? Che all'interno dei 5 nuovi contatti, dei 5 nuovi positivi, come abbiamo detto, c'è anche purtroppo un deceduto, una persona, una donna, una nostra concittadina, con la quale io ero anche molto legato, ci volevamo molto bene, e che non ce l'ha fatta. Una donna di 85 anni, aveva qualche patologia, come è giusto che sia a quell'età, però questo è per dire cose, per cogliere l'occasione di dire che cosa, da un vista del concetto, che dobbiamo stare molto attenti, perché questo, ma già lo sapevamo, è un motivo di tutti noi di stare attenti, perché anche i giovani possono essere veicolo. E quando c'è una persona più anziana, è la fascia più esposta purtroppo a questa patologia sono proprio le persone che vanno dai 65-70 anni in su. E quindi, come dire, dobbiamo essere tutti più accorti. Ecco perché dobbiamo stare attenti, dobbiamo seguire le regole, dobbiamo stare attenti tra di noi. Perché, come dire, più riusciamo a essere capaci di seguire le regole e più diminuiamo la possibilità della diffusione del contagio e quindi è occasione per dire stiamo tutti un po' più attenti, colgo l'occasione per fare le più sentite condoglianze alla famiglia da parte mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Caposele a questa, alla famiglia della persona che non c'è più, e con questo voglio dire chiudo la prima fase dell'aggiornamento del quadro epidemiologico dopo una settimana a Caposele sul Covid, facendo l'ultimo invito, perché nell'ultimo video messaggio, nel primo video messaggio di domenica scorsa, giustamente i cittadini, qualche cittadino ha fatto anche dei commenti ponendo delle domande. Approfitto per dare questa risposta in modo tale che chiariamo l'aspetto e rileggo, senza fare nomi e cognomi, qual è il dubbio che il cittadino pone e dice: Sindaco, è vero che bisogna seguire l'iter burocratico per sottoporsi a tamponi, ma si metta anche dalla parte nostra che nell'incertezza, nelle nostre paure, agiamo di nostra iniziativa. Intanto, buon lavoro, ci tenga informati, ne abbiamo bisogno. Ottima domanda, ottimo quesito. E quindi chiarisco, è vero che bisogna seguire l'iter burocratico, non è un iter burocratico. Quindi, chiarimento, qua non stiamo parlando di burocrazia, stiamo parlando di dato scientifico, stiamo parlando di un iter scientifico. Il cittadino non deve correre e rincorrere il tampone perché potrebbe non conoscere la differenza fra tampone antigenico e tampone molecolare. Non può conoscere quali sono i tempi dell'evidenza di una malattia.
quanti giorni ci sono di incubazione. Se si corre al tampone il giorno dopo, 2 giorni dopo l'eventuale contatto, si fa soltanto confusione e non si sta facendo nulla di buono. Per cui dire bisogna capire nell'incertezza le nostre paure, ed è proprio questo il messaggio di domenica scorsa. Non bisogna farsi prendere dalle paure né dalle incertezze, ma affidarsi al medico di base in quanto in quarantena. E se non c'è comparsa di sintomo, non bisogna avere paura di niente e essere incerti di niente. Se il medico di base constata una comparsa di sintomo, si fa il tampone. Perché fare un tampone nei primi 5-6 giorni e oltretutto senza sintomo, c'è un'altissima probabilità di avere tampone negativo. Tampone negativo significa due cose: che il paziente si convince di essere negativo e quindi va a zonzo senza, voglio dire, pensando di essere negativo, pensa di poter andare a zonzo in modo libero. Sbagliato, perché magari sei positivo e sei ancora in fase di incubazione, poi sviluppi la malattia e poi diventi un problema per gli altri. Due, scientificamente parlando, quindi non è una questione burocratica, il virus eventualmente che io ho contratto attraverso il contatto con una persona risultata positiva ha bisogno minimo di 7-8 giorni per potersi manifestare. Cioè, ci sono casi in cui un paziente sviluppa immediatamente sintomatologia, dopo 3 giorni fa il tampone e esce positivo. Ma nell'asintomatico, chi non ha il sintomo, fare un tampone dopo 5 giorni c'è un'altissima probabilità di essere negativo. Al sesto c'è ancora probabilità di essere negativo se sei asintomatico. Se sei asintomatico, per avere un'alta probabilità, non la certezza, ma un'alta probabilità di andare a individuare il virus Covid-19, bisogna aspettare l'ottavo giorno se sei senza sintomo, altrimenti vai a fare il tampone e ti esce negativo e crei confusione, danni e tutta una serie di cose. Ancora di più, e ribadisco, se vai a fare l'antigenico, che è un'altra cosa, va bene, ma è un'altra cosa. Abbiamo avuto, non a caso, nel corso di questa settimana, e vi do quest'altro dato, un tampone antigenico positivo, sottoposto immediatamente al molecolare negativo. Che cosa significa? Che non bisogna correre, e bisogna assolutamente essere tranquilli, gestire bene in questi momenti. Il miglior aiuto che si può dare è ascoltare le istituzioni, ascoltare i medici di base e ascoltare le istituzioni, e non che ognuno fa di testa sua, perché fare di testa sua in questo momento peggiora la situazione e crea più confusione e addirittura allarmismo. Per cui l'invito a tutti i cittadini, e ringrazio la cittadina che mi ha permesso di poter fare questo chiarimento, è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle istituzioni e dei medici di base, senza prendere iniziative che sono controproducenti per se stessi, per chi gli sta intorno e per tutta la comunità. Chiuso l'argomento epidemiologico, argomento importante sentito da tutti. Argomento scuola. L'argomento scuola, sapete tutti che l'ordinanza regionale firmata dal presidente De Luca prevede la ripartenza della scuola, la scuola dell'infanzia e le prime elementari da martedì 24 novembre, per poi da lunedì 30 novembre ampliare l'apertura a tutto il percorso elementare fino alla prima media. Fino alla prima media. Credo, non so, per chi non lo sa, ve lo dico, pare che bolle in pentola, si sta discutendo in Regione Campania, della possibilità di un rinvio della ripartenza delle scuole.
Io come sindaco e come tutti gli altri sindaci aspettiamo eventualmente la nuova ordinanza di De Luca che potrebbe rinviare la scuola. Al di là di questo, informo i nostri concittadini che in ogni caso, sia con l'ANCI regionale, e quindi tutti noi sindaci ci stiamo parlando insieme all'ANCI, l'Associazione dei Sindaci Regionali, per valutare lì dove ci sono le ragioni, eventuali rinvii con ordinanza sindacale, per dire che in ogni caso, seppur la regione non dovesse emanare l'ordinanza di rinvio, io informo i cittadini che la farò come sindaco e comunque le scuole non le faremo ripartire il 24 per diverse ragioni, anche per la questione che siamo in una fase in cui stiamo gestendo per tentare di contenere, di racchiudere e di circoscrivere nel nostro paese questo focolaio e, come dire, anche per dare tempo, visto che la riapertura era vincolata allo screening che bisognava fare per la ripertura, e cioè lo screening per tutti gli alunni che devono rientrare, per tutto il corpo scolastico, per i genitori e i conviventi degli alunni. Per cui anche per dare tempo a uno screening che non è stato ancora fatto, e quindi colgo l'occasione per informare, cominciate a fare, dovete fare lo screening, perché seppure non parte il 24 e la faremo partire il 30 o la faremo partire il 7 di dicembre. In ogni caso, per partire bisogna aver effettuato lo screening, quindi tutto il corpo scolastico, tutti gli alunni che dovranno rientrare a scuola, i genitori degli alunni e tutti quelli che abitano insieme a questi alunni, quindi ai conviventi. Per poter ripartire ci vuole lo screening con tampone. Dove si fa? Presso qualsiasi drive-in. Il nostro più vicino è quello di Montella, il drive-in di Montella. Chi lo fa? Il martedì, il giovedì a Montella c'è questo drive-in. Possono accedere, proprio perché c'è l'ordinanza del regionale, tutto il corpo, gli alunni, il corpo scolastico, i genitori, i conviventi possono accedere a poter fare questo tampone. Detto questo, chiudo ovviamente volendo assolutamente ricordare che domani, 23 novembre, è il quarantennale del terremoto dell'80. Noi come amministrazione comunale, per il quarantennale, vi leggo la locandina. Quarantennale del terremoto in Irpinia, lunedì 23 novembre 2020 alle ore 12 sotto al Palazzo Comunale. L'amministrazione comunale poserà una targa commemorativa in onore delle vittime e di quanti vissero la tragedia del terremoto del 1980. La cerimonia avverrà solo in forma istituzionale in ottemperanza alle norme nazionali anti-Covid, per non creare assembramenti. Che cosa voglio dire innanzitutto? Voglio dire perché abbiamo scritto in onore delle vittime di quanti vissero la tragedia. Perché discussione interna alla giunta, la nostra amministrazione, ai consiglieri comunali, al gruppo di maggioranza, ci è parso importante nel quarantennale ricordare insieme ai nostri defunti anche chi è sopravvissuto a quella tragedia. Che cosa voglio dire brevemente? Che spesso, da quando è successo il terremoto dell'80 ad oggi, gli appuntamenti del 23 novembre hanno sempre e solo ricordato chi in quel giorno, no, no, come dire, non ce l'ha fatta.
abbiamo il monumento in piazza 23 novembre a Caposele, proprio il monumento ai caduti. Abbiamo nel nostro cimitero il monumento ai caduti, la targa del trentennale che è già fissa sul muro del nostro paese, del nostro municipio, che fa una commemorazione dei morti. Noi abbiamo pensato nel quarantennale di voler fare una targa che scopriremo domani e quindi poi leggeremo insieme, una targa che oltre che a ricordare i morti, ricordi anche chi è sopravvissuto a quel tragico evento, perché certi che quel tragico evento ha cambiato completamente le abitudini, la cultura, l'economia di questa comunità e di tutta la comunità irpina. Per cui, voglio dire, ci è sembrato di poter fare questa cosa e quindi di un ricordo sia ai morti ma anche a tutti quelli che hanno vissuto esperienze drammatiche che poi, come dire, hanno visto modificarsi la propria vita negli anni successivi, tra cui io faccio parte esattamente di quella generazione. Io non so che significa andare in una scuola fatta di cemento. Avevo 4 anni e praticamente ho fatto tutto il mio percorso scolastico senza mai stare in una casa, in una casa di cemento, ma sempre in baracche. Quindi voglio dire, credo che come me tante altre generazioni abbiano vissuto la precarietà del terremoto degli anni successivi e che sicuramente tutto questo in un qualche modo ha inciso su tutti noi. E quindi con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Un saluto a tutti, forza Caposele, viva l'Italia!